Buongiorno, anzi buonasera, perché ormai è sera, sono le 7. Oggi è sabato 26 ottobre e io non mi faccio vedere da una vita e mezzo, veramente. Secondo me è tipo dalla prima settimana di ottobre che non ci vediamo. Ma quest'anno va così e andrà così perché l'università è quella che è, vi racconterò un po' nel corso di questo video come sta andando molto bene, però purtroppo mi toglie tantissimo tempo, cioè quasi tutta la mia giornata è impegnata in questo. Che dire? Niente, io sono a casa, però in realtà sono uscita oggi a pranzo e uscirò fra poco, dopo cena. Quindi stamattina e oggi pomeriggio ho studiato. L'università sta andando bene. In queste 3 settimane c'è stato il compleanno, quindi l'ho festeggiato, ho messo tutte le varie foto su Instagram. Se non mi seguite, questo è il mio profilo, ve lo metto qua. È stato un compleanno bellissimo, mega felice. Veramente non potevo chiedere di meglio. Poi niente, da lunedì al venerdì sono all'università e molti giorni 8-18 e altri giorni 8-14, ma ultimamente con laboratori, seminari, impegni vari, alla fine sono sempre a scuola. Poi ahimè, le tempistiche si riducono molto 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 però. Sto studiando, sono molto molto carica. Solito discorso, se non vi interessa lo studio, skippate questa parte perché parlo praticamente solo di questo. E sono molto carica quest'anno, abbiamo già iniziato tantissime materie, quasi tutte praticamente. Ci rimane fuori soltanto un ultimo esame da iniziare come lezioni, perché le inizieremo a novembre, tipo, che ormai tempo che voi vedete sto video più o meno siamo lì. Comunque, insomma, abbiamo già iniziato praticamente tutto e stiamo andando al passo, diciamo. E quasi tutte le settimane abbiamo le stesse lezioni agli stessi orari, perciò riusciamo ad avere un po' di stabilità. Punti a PC, quasi tutti, tranne due materie che mi piace prendere a mano perché sono, scusate, materie un po' particolari che non riuscirei a disegnare graficamente al PC e quindi le prendo a mano. Ho iniziato già a fare i quaderni, cioè già in realtà dal primo giorno, quindi vengo a casa, sistemo gli appunti, li stampo e li metto nel quaderno praticamente. Anche se non ho tempo di studiare, almeno so cosa ho stampato e ho tutte le materie già in ordine. Tutte le ho già iniziate a studiare, non mi è rimasto fuori nulla perché sto studiando tutti gli esami che vorrei dare a gennaio. Abbiamo tantissimi preappelli, cioè ci danno la possibilità di dare degli esami prima di gennaio ed è una mega opportunità. Se posso togliere un po' di stress al mese di gennaio, lo faccio con molto piacere. So che poi mi stresso tanto, quindi per me avere 3-4 materie in meno da dare è un sogno. E lunedì ho un esame, ma voi avrete già visto questo video e vi avrò anche già detto com'è andato perché penso di fare un settimanale. Ho parlato per 6 minuti, ma era per recuperare un po' la giornata di oggi che è finita, quindi in realtà ci vediamo già domani, appunto, che sarà domenica. Però niente, questo è quanto. Sono molto molto felice e non mi sentite tanto qua su YouTube perché non ho tempo. Poi c'è tutto il discorso tesi, non mi sento di iniziarlo perché è una cosa per la quale sono molto molto scettica. Però vi dico che mi sono già messa al lavoro e non aggiungo altro perché non me lo sarei mai aspettata. I miei escono che vanno fuori con degli amici, io mangerò qua da sola e poi esco. Dopo cena questa. Ci vediamo domani. Ah, ultima cosa, vi faccio vedere il quaderno di cui sono molto fiera. Questo in realtà è uno dei 3 quaderni che ho e quindi ho diritto, guardate che bello. Mi piace da matti come l'ho organizzato. Ricerca infermieristica. E qua ho tutte le nuove pagine che ho stampato oggi e devo appunto sottolinearle e metterle nel quaderno a mano.
una delle due, che è altrettanto carina, dai. Mi sta venendo bene. Buongiorno. Sono un pochino meno assonnata di prima. Lasciamo stare la maglietta tutta macchiata, ma poi mi devo cambiare. Niente, ho questi pantaloni della tuta perché ho portato fuori il cane. È domenica mattina, sono le 11. Mi sono svegliata alle 9:30, ho fatto colazione, l'ho portato fuori e poi adesso studio. Devo fare assolutamente un ripasso di dermatologia perché domani è appunto l'esame e poi devo fare almeno altre due materie, di cui una la volevo ripetere da zero perché alcune materie le ho già fatte, finite. L'altra invece volevo proprio iniziare a studiarla e penso che inizierò a studiare ricerca infermieristica perché è troppo difficile e va assolutamente iniziata. Adesso voglio anche ricominciare pian piano a utilizzare Forest, che se non la conoscete è quella famosa app per stare concentrati nello studio, eccetera, e mi piaceva tanto. Buongiorno! Allora, oggi sono un pochino raffreddata, ma tutto bene. È lunedì, è il fatidico giorno del primo esame del terzo anno, fantastico. E sono le 11, io ho fatto un po' di cose stamattina, un po' di giri, ho portato fuori Artù, un po' di chiamate, varie email che dovevo mandare e niente, ho finito tutto. Adesso devo solo studiare, farmi una doccia, mangiare. Ho un impegno stasera con l'ambulanza, quindi praticamente da dopo pranzo in poi ho tutte le cose attaccate e spero che siano tutte in orario, perché se qualcosa ritardasse un po' mi scala tutto. Niente, adesso sto sottolineando cose di una nuova materia che non ho ancora iniziato a studiare, ma che dovrei iniziare a studiare. E poi vado sotto la doccia. Buonasera, sono tornata a casa e sono stata dal medico e da qualche altra parte. L'esame è andato molto bene, ho preso la massima valutazione, quindi 30, e è andato molto bene, sono molto contenta. Non era difficile, quindi assolutamente top. Adesso mangio qualcosina, anche se sono solo alle 7, perché poi devo andare appunto in ambulanza e poi tornerò a casa, dormirò perché sarò cottissima e domani mattina alle 8 lezione. Buonasera, continua questo video un po' così trafelato, con un sacco di salti temporali, ma this is my life, quindi è giusto così. Bisogna che vi renda partecipi anche a queste cose. E giuro che prima o poi lo edito, credo questo weekend, così ne approfitto di questo tempo che ho a casa, perché oggi è venerdì 1 novembre e c'è il ponte, classico ponte dei santi e dei morti, quindi siamo a casa dall'università per 3 giorni e in questi 3 giorni devo studiare, dormire e riposarmi, perché poi diciamo che il prossimo ponte sarà Natale, praticamente. Non ci sono più altri ponti se non i sabati e le domeniche, perciò insomma mi devo assolutamente riposare. Appunto adesso oggi è venerdì, venerdì sera, i miei sono partiti, sono andati via fuori Bologna, quindi io ho 3 giorni di solitudine e di tranquillità. No, scherzo, in realtà gli voglio bene, però ogni tanto si sta anche bene da soli. Stasera mi sono dedicata allo studio, ho mangiato un piatto di pasta con zucchine e salmone affumicato e mi sono preparata anche delle verdure per questi giorni e poi mi sono messa qua con il mio metodo rilassante a studiare, quindi candela, acqua, fuoco e cane. No.
Stasera devo, sono in vena di studiare questa materia mega ostica, ovvero sempre lei, ricerca. È una materia che continuo a faticare a studiare, quindi stasera sono in presa bene, perciò la sto facendo anche molto carica, strano. Sono anche andata a rifare le unghie, questo mese le ho fatte opache, nere, mi piacciono da matti. E il quarto dito l'ho fatto così. Mi piacciono tantissimo. Li trovo super mega autunnali. E questo è quanto. Adesso mi rimetto a studiare. Ci vediamo domani mattina. Buongiorno, oggi è sabato mattina e sono ancora un po' in coma perché mi sono svegliata da un po' di ore, ma c'è stato un piccolo trambusto. Siamo da soli, quindi stamattina alle 7 siamo usciti fuori. Mi sono puntata una sveglia, se no ciao che mi svegliavo. Poi dopo non mi sono proprio addormentata perché non stavo benissimo. Ho preso la mia medicina magica e mi è passato tutto. Quindi poi alle 9:40 mi sono rialzata, 9:30, e ho fatto colazione. Ho portato fuori il cane fuori fuori a fare una passeggiata. E adesso basta. Mi lavo i denti e mi metto a studiare. Oggi devo studiare 2 orette prima di palestra e penso che farò una materia un po' strong e difficile, così sono fresca e capisco. E poi buona. Eccomi, sono viva, un po' più morta di prima, ma va bene. Sono le 2:15 e sono appena tornata dalla palestra. Ho fatto un allenamento super. È per questo che ho gli occhi ridotti in questo modo, perché mi sono struccata e fatta una doccia enorme. E basta, adesso sono a casa, anzi sono le 2 ormai. Mi faccio da mangiare. Oggi mangio carne e broccoli per stare un po' light. Poi devo lavare tutti questi bei piatti. Ho portato fuori il tu. Eccomi, sono viva. Sono uscita a bere un caffè. Sono tornata a casa ora. Ho le mani ghiacciate. C'è un freddo polare artico. Ma va bene. Va benissimo. Adesso ci scaldiamo. E poi mi metto un pochino a studiare, a guardare un po' il da farsi a livello universitario. E poi ci aggiorniamo più tardi. Ok, eccomi, sono le 8 e ho iniziato già a pensare a qualcosina da farmi da mangiare, ma ho pensato che non ne ho voglia e che oggi ho fatto un sacco di allenamento, quindi mi meritavo una pizza. Perciò ho ordinato una pizzetta verso le 7:40 e sto aspettando che arrivi. Nel frattempo preparo un po' di appunti per i vari esamini che devo dare. E appunto stasera sarà una serata totalmente dedicata al relax, proprio parola d'ordine. E sono mega felice perché anche domani non ho preso nessun impegno, se non, vabbè, domani sera un'uscita, ma una roba easy. Quindi domattina dormo, cioè porto fuori il cane, ma poi mi riaddormenterò. E il massimo che voglio fare domani è uscire per andare a comprarmi la pelliccia che volevo, ma fine, massimo, niente di più. Perché ho davvero bisogno di riprendermi, riposarmi, perché mi aspetterà un'altra settimana di fuoco. Se Dio vuole, si può dire che sia l'ultima, perché poi dopo inizia un periodo un po' più semplice, calmo, meno lezioni, o meglio, meno frequenti, diciamo, e quindi insomma sarà l'ultima settimana di fuoco. Perciò devo partire mega carica. Buongiorno, oggi mi vedete finalmente in una location esterna. È domenica mattina e sono praticamente sveglia da un'oretta. E niente, mi sono abbigliata molto sportiva perché vado a fare un giretto veloce in centro,
con mia mamma e andiamo a comprare finalmente la pellicciotta. Poi dopo torno a casa, mangio con i miei e poi stasera penso che uscirò un pochino. Buongiorno, lo so, sono pessima. Ieri non ho registrato niente, proprio zero, ma niente, non ho fatto nulla tutto il giorno, se non appunto uscire un po' alla mattina e ho preso la giacca e una borsa frigo nuova che adesso ho di là e dormono tutti, quindi ve la faccio vedere oggi quando torno, però molto molto bella e molto funzionale, diciamo. È mezzo solito orario e mi sono vestita e adesso vado. Non ne ho troppissima voglia, ma ormai questa è la storia della mia vita. Sì, ho lezione dalle 8 alle 18. Ho tre lezioni diverse e tutte e tre nuove, quindi dai, oggi sono un po' più carica del normale perché appunto abbiamo nuove lezioni, nuove materie da scoprire. Eccomi qua, sono viva e parecchio morta, però va bene, sono tornata, sono le 7:15. E penso di riposarmi un pochino prima di cena, però voglio farvi vedere brevemente la pelliccia, che è questa qua, che ho messo dentro al sacchetto perché si è rotta, quindi la devo cambiare. Però vedete, è di questo pelo qua, finitissimo, che non riesco a farvi vedere. E niente, ha il cappuccio, è molto semplice, nera, così. Vi faccio vedere la borsa frigo, è questa qua ed è una sorta di borsa tracolla, però dentro ha questo che serve per il ghiaccio e va messo tipo così e qua le due confezioni che erano già incluse, che sono questa. Due scatolette a chiusura ermetica e questa qua che ora devo lavare, ma niente. Bene, adesso il letto mi aspetta almeno per un'oretta prima di cena perché sto crollando e così dopo cena sarò carica e potrò magari studiare qualcosa. Buongiorno, anzi dovrei dire buon pomeriggio praticamente perché sono già le 5. È iniziata la nuova settimana e ho deciso di concludere qua questo vlog anche perché lo sto trascinando avanti e ho un sacco di impegni questa settimana, quindi non riuscirei a portare avanti le registrazioni. Niente, anche oggi sono qua. Mamma mia. E ho iniziato appunto ieri le lezioni. E oggi ho avuto altre due lezioni 9:14 come orario. Sono venuta a casa, ho mangiato, mi sono fatta un'insalata perché stasera usciamo a mangiare una pizza tutti insieme, perciò sono stata un po' più leggera. Sto ripetendo e studiando la lezione di oggi, perciò io vi saluto. Chiudo qua questo vlog, non so quando ci rivedremo, spero presto, ma è un periodo molto molto duro, quindi capitemi se farò assenze come l'ultima che ho fatto, ma sono forze maggiori, ahimè. Detto ciò, vi mando un bacio, torno a studiare il mio diritto, che mi piace un sacco sul serio, e ci vediamo alla prossima. Ciao!